vai pure. Grazie. Allora, la tecnica dei rendimenti è quella solita, insomma, che io utilizzo già da 3-4 anni, la stessa che aveva poi canonizzato anche Francesco. Francesco aveva fatto un lavoro esageratamente bello perché aveva canonizzato la tecnica sulla base degli orari. Poi, come tu sai, io con Paolo, il nostro vecchio ingegnere, ci siamo messi sotto, abbiamo fatto anche dei dati per quanto riguarda tutti gli orari, tutte le cose. Adesso stiamo utilizzando dei money management particolari. E questi sono i dati reali. Quindi non backtest, quindi sono proprio dati reali, della tecnica rendimenti sul time frame 1 minuto dalle 7 alle 8 del mattino, dal 1° gennaio 2018 ad oggi. Questa tecnica mi ha permesso in reale di fare, adesso sono partito con un conto normale, tranquillo, proprio solo di prova, da 5.000 adesso sono a, mi sembra, aspetta, adesso sono a 13 e 3 da gennaio, dall'8 di gennaio, da adesso. E secondo me è una tecnica che è perfetta, va benissimo, la utilizzo da anni. E adesso che stiamo provando questi money management particolari, queste gestioni un po' particolari per automatizzarla, tutto quanto, se ti ricordi l'altra sera mi hai detto mandami dei grafici di sta tecnica con i dati reali, così almeno proviamo anche i filtri che stai utilizzando per quanto riguarda le altre strategie, le altre cose, così vediamo se riusciamo a togliere le parti brutte. Per esempio, quella discesa che ci sono state, non so quante perdite consecutive, tutta quella discesa centrale è solo il mese di settembre 2018. Io non so cosa sia successo a settembre, ma è pazzesco, cioè perdeva sempre, completamente. Poi il resto, se guardi, è abbastanza lineare come cosa. Certo. C'è una serie positiva, quella lunga linea. Ecco, quella lì che va, mi sembra, da febbraio di quest'anno a giugno, una cosa del genere, sono 43 operazioni in vincita consecutiva. Quindi comunque è una tecnica che al di là di tutto non si può certo dire che funzioni. Allora, te lo dico subito, è dall'11 marzo al 19 di giugno ha fatto. Aspetta, adesso che ho i dati sotto mano. Vai, vai, vai. Dall'11 marzo al 18 di giugno ha fatto 48 operazioni consecutive in vincita. Quindi, insomma, mi sembra una cosa di tutto rispetto. Anche perché, scusa Peru, enfatizzerei dalle 7 alle 8 di mattina, poi dopo hai tutta la giornata per fare anche altro, quindi. Sì, no, assolutamente, assolutamente. E in più adesso, dall'altra sera che ammetto già qualcosa, perché a te e Paolo l'avevo già espressa questa cosa, ma sto provando un filtro che secondo me è fantastico. E vabbè, lo dico in anteprima, tanto comunque il filtro dei 10 pip, cioè in euro-dollaro, secondo me ci sono proprio degli scalini di 10 pip. È devastante questa cosa, più o meno, ovviamente, non è che arrivino a 10 e poi si fermano. Dai 9,5 ai 10,5 c'è proprio uno scalino che lo strumento fa anche quando fa i laterali, le discese, queste cose qua. Per esempio, ieri, che in realtà avrei dovuto prendere una hit, mi sono salvato proprio perché ieri sono entrato alle 7 in punto, perché il segnale è stato alle 7, e poi mi è andato contro di, aspetta, mi è andato contro di qualcosa, mi sembra di 3 pip, e poi mi è andato a favore di 7, quindi praticamente ha fatto lo scalino di 10, cioè ha fatto meno 3 più 7. È un discorso che adesso sto solo testando, sto solo provando. Questa mattina lo stesso, questa mattina se voi guardate il prezzo io sono entrato, adesso poi se volete vi faccio anche vedere l'operazione reale, quindi non è nessun problema. Io sono entrato aspettate, ho 1500 cose qua Poi Peru, davanti, prima no, che tu vada via, ti faccio tirare le orecchie alla trading room, perché sennò devo sempre tirarle io. Se vuoi sto qua. farmi questo favore amichevole. Dimmi. No, no, prima che tu vada via, cerca quello che stavi Ah, cercando. ok. Tanto Allora, io stai sono tranquillo. entrato alle 7:39, più o meno 7:40, mi è andato contro di un pip e 8 e poi me ne ha fatti 8, 8 e 1, quindi sarebbe 9,8 in totale. Io sono uscito, adesso l'operazione in realtà l'operazione sarebbe ancora in gioco, cioè sarei ancora dentro, però per dire, e l'ha fatto due volte questa cosa, cioè poi dopo è di nuovo andata contro la mia operazione originaria di un pip e 3 e poi ha fatto
9 pip, quindi un totale di 10, si fa proprio questi gradini qua, e con questi gradini qua si evitano secondo me, adesso lo proverò, poi te lo dirò, un sacco di stop loss. Perché? Perché tipo ieri ho evitato uno stop da 30 pips, poi moltiplicato per la martingale da 70 pips. Perché? Perché ho calcolato che da quando mi è andato contro di 3 pip a quando ho fatto quei 7 pip con cui poi sono uscito, avevo già fatto lo scalino di 10 pip. Quindi io sono uscito e mi sono salvato. Mi è già capitato più di una volta. Quindi questa cosa qua, se c'è qualche altro amico, visto che questo è sempre stato lo spirito della trading room, se c'è qualche altro amico che si interessa dei rendimenti, provate ad analizzare questa cosa, lo scalino dei 10 pip. Sì, incuriosiamo così, poi chiaramente è un po' Sì, generica, la certo. andiamo poi a vedere magari a settembre, ok? Certo, assolutamente. Perfetto, allora siccome sei di fretta non ti sto mandando via, sai che mi fa No, piacere che sei rimani, assolutamente. però ragazzi e ragazze ti vado ad agevolare l'intervento, Pero. Allora, ma solo, cioè allora io, allora prendi parola tu Pero, si vede queste equity, si vede insomma che lavora bene sta roba, ma lo sapevamo già, infatti sono 3-4 anni che usi questa roba qui, no Pero, eccetera, eccetera. Sicuro. Ma come mai, voglio dire, in senso simpatico, Peru va nel blog del mio sito, vede il video di intervento e di spiegazione di Francesco, spegne il cervello, lo utilizza e guadagna, invece altri si devono inventare altro. Cioè, quello che voglio farti dire da te, Peru, ora ci stai mettendo del tuo con questa tecnica dello scalino dei 10 pips, eccetera, però è vero o non è vero che basta No, ma andare... sarei in vincita comunque. Cioè, ma Ok, non, cioè, questa è stata una cosa, anche se avessi preso la hit ieri, come la chiamo io, la hit ieri, ma non sarebbe mica No, nessun problema. chiaro. Ma è vero o Ma non è avrei vero? comunque più che raddoppiato il capitale in 6 mesi. Esatto, ma è vero o non è vero che basta andare nel blog e guardarsi l'intervento di Francesco, spegnere il cervello ed eseguire? Confermo. Questo perché? Perché tu non stai vedendo le domande, no? Ma io sto scherzando anche con chi ha scritto, perché siamo in amicizia, eccetera. Però... Guarda, se vuoi ti condivido lo schermo, faccio vedere le operazioni reali, a me non interessa mica No, niente, no, no, insomma. no, ma la domanda è che tecnica usa sintetizzando Pietro? Non è che Allora. può condividerla, ma è la stessa che ormai abbiamo discusso da anni con anche Francesco nel blog. Cioè, questo è per dire che trovate sicurezza in voi stessi e voi stesse. Cioè, io la vedo un po' così, Pero, hai capito? Sì, allora, vabbè, se vuoi che la ripetiamo in 2 secondi, niente di che. Rendimenti tarati di default, linea più 25, meno 25, quando c'è una close oltre il più 25, oltre il meno 25, in questo caso dalle 7 alle 8 del mattino, ma poi ci sono anche altri orari, ci sono anche altre cose, poi magari faremo un intervento un pochettino più Sì. complesso. Ecco, quando c'è una close dalle 7 alle 8 sopra o sotto il rendimento, si entra in contrarian, cioè se a meno 25 chiude sotto la candela si entra in long, se chiude sopra i più 25 si entra in short, con martingala 112 a 10 pip. Basta. Io entro e voglio guadagnare 10 pip. Se mi va 10 pip contro, rientro con la stessa size, in modo che quando mi ritorna a zero la prima operazione ho comunque vinto 10 pip. Se mi va sotto di 20 pip, entro con un'altra operazione raddoppiata, quindi 112. E se va allo step 1, quindi quello in cui ero sotto di 10 pip, vincerò 2 con la prima, 0 con la seconda, perdo 10 con la prima, 0 con la seconda e vinco 2 con la terza, quindi comunque sostanza più 10. Basta. Perfetto, quindi sei disposto a prendere l'1 rischiando il 7, 7. ok? Quindi la forza di Pietro è semplicemente, tanto stai vedendo giusto dove scrivo, Certo. ok, è qua la forza di Pietro, perché tu qui Pietro hai eseguito, hai subito la varianza negativa, Sì. non ti sei scosso o smosso dalle linee guida, hai continuato a seguirle come le hai seguite qui, senza entusiasmarti e tirando per esempio invece i remi in barca, cioè lì vincevi, non è che dici dopo un po' mi fermo perché hai continuato fino a No, no, quando... no, anzi, money management è sempre quello che io utilizzo sempre, cioè l'antimartingala, ma a scaglioni. Io non vado mai in antimartingala, nel senso che quando perdo investo di meno. Io arrivo, che ne so, arrivo sull'ultimo massimo della mia equity, su quello utilizzo la percentuale dell'1%. Poi se mi va sotto la mia equity, io continuo a utilizzare l'1% sul massimo della mia equity, in modo da recuperare in maniera proporzionata. Io devo sempre vincere 7 volte per parificare una hit. Perché se io vado in antimartingala pura, più il mio capitale diminuisce e più dovrò fare operazioni per parificare una hit. Cioè se io prendo una hit a 10.000 e pago 700, poi la mia equity va a 9.3. E comunque devo fare di più di 7 operazioni vincenti per riarrivare a 10.000.
Questa è Certo, matematica. Io invece no, io voglio sempre che il rapporto, perché sennò la statistica, a mio parere, viene falsata. Perché se questa tecnica vinci 1 e perdi 7, deve avere una profittabilità maggiore di 7 volte, di una volta su 7. Basta, tutto lì. Se è così, come dici tu, alla fine se ne salvo una, ne salvo due, va bene lo stesso. L'importante è arrivare a avere delle cifre che alla fine dell'anno me ne fanno salvare X, basta. Cioè, esatto. il ragionare in soldi, come dici alle volte tu, è bello, cioè va bene. Secondo me il trading si ragiona troppo in termini di pips, in termini di cose. No, no, ragioniamo i soldi. A me interessa che una tecnica me Esatto. ne salvi tot al mese, all'anno. Non ragiono né in giorni né in settimane, perché sarebbe assurdo. Io ragiono in Chiaro. mesi barra anni. Boh, perfetto. Cioè, in un Chiaro. anno e mezzo ha triplicato il conto. Io sono Chiaro. già a quasi il triplo solo in 6 mesi. Esatto. E ripeto, dalle 7 alle 8 e dai, ripetiamo sta cosa. Quando hai vissuto questo, quando hai vissuto questo, cosa fai? Semplicemente continuo a fare quello che ho sempre fatto, come facevo Ok. nelle binarie. Se ti ricordi la binaria l'anno scorso, quando abbiamo perso 10-12 mila euro in 3 o 4 giorni, cosa abbiamo fatto? Siamo andati avanti, punto. E il sistema si è autoriparato, perché se un sistema basato su una statistica solida, su dei dati comprovati, fatta con la testa e con tutte le accortezze del caso, un sistema si autoripara, punto, basta. Infatti, quel drawdown l'abbiamo poi recuperato. Poi, peccato che Assolutamente. ci abbiano chiuso i rubinetti perché chi è vincente gli vanno a chiudere i rubinetti, se no a quest'ora è vero o no? Sì, caro, Vabbè, purtroppo sì. però switchando, diciamo così, sul euro-dollaro, spot o forse anche futures con i rendimenti, dalle 7 alle 8 a questa inefficienza che sono anni che continua a mantenere, quindi la stai usando e quindi bene. Sì, poi adesso, magari qualche volta quando ho un pochettino più tempo facciamo una cosa un po' più complicata, perché ce ne sono veramente tanti orari. E tante cose da dire, poi lo sai, cioè, lo sai, perché da dietro le quinte ne stiamo tirando fuori di tutti i colori, quindi va bene. Certo, va bene. Peru, grazie, a domani e stammi bene, tanto ci Grazie a vediamo voi, domani. grazie a tutti gli amici della Trading Room, e forza e coraggio, mettiamoci sotto che tutti insieme tiriamo fuori qualcosa di bello. Assolutamente, grazie e buonissima giornata. Ciao Ciao, Peru, ciao ciao. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. Allora, adesso vi rispondo, La metto solo giù. Ok, questo intervento in un venerdì di luglio. Dove il DAX sta facendo false rotture, ma lo stavamo già dicendo, eccetera. Allora, visto che siamo in registrazione, ripeto, io sono da questa parte, no? Accettate ancora questa tiratina d'orecchie, perché ci fa crescere. Allora, i rendimenti lo sappiamo che stanno funzionando dai tempi di Carmine. Andate sul mio canale YouTube, Fabri versus Carmine, Carmine rendimenti, Zico, adesso non mi ricordo più i titoli, però. Ci sono anche nella trading room i link di YouTube, roba vecchia, sta continuando perfettamente, ok? Quindi ce l'abbiamo lì, no? Ora, lo so che do fastidio, però sono così e quindi non voglio cambiare. Cioè, mi stranisce il fatto di appena si veda questa equity qui intervenga Pietro, ma cosa fa? Cosa non fa? Cosa fa? Cosa non fa? Ragazzi, fa la stessa cosa che faceva, come ha detto, anche sulle opzioni binarie, che ho sempre detto in maniera provocatoria, sono una truffa, però sono una truffa che a Pietro ha permesso di partire da 1000 euro e in 2 anni, 3 anni, non mi ricordo, ma ci sono vari interventi nel blog del sito, di arrivare a più di 50.000 euro, ok? Punto. Quindi, da lì poi purtroppo chi vince in quella situazione lì, anche se professional, eccetera, perché avevamo tutte le licenze, eccetera, ci hanno fatto fuori perché non ci gradivano, no? E quindi cosa ha fatto Piero? Ha preso tutta la sua esperienza che ha raccontato, ci sono tantissimi interventi, ripeto, nel mio blog www.fabriforex.com e poi c'è la strisciolina qui in alto, c'è scritto blog. E lo andate a visitare e se andate a vedere un po' le pagine troverete degli interventi di Pietro e non solo, infatti ci arriviamo, no? Quindi comunque ha preso la sua esperienza e l'ha portata sull'euro-dollaro spot, no? E quindi la sta usando, come dicevo ieri, una martingala pura e basta all'infinito, no? Idem un antimartingala, lui o perde il 7% oppure guadagna l'1. Però ha fatto già più del 100%, l'avete sentito dire dalla sua bocca, dalla sua voce,
E lui sostanzialmente ha partecipato al webinar che abbiamo fatto con Francesco, che ringrazio e che saluto. Quel webinar lì lo trovate nel blog, era alla fine dell'anno scorso, a dicembre quando abbiamo rallentato, e quindi è lì, ve lo andate a guardare e fatene buon uso, perché i rendimenti sono decisamente una cosa interessante, perché io ricevo proprio tanti interventi anche per Pietro così. Comunque siete genitori, per esempio, dovete portare i bimbi piccoli a scuola, o all'asilo, dove sia, però dalle 7 alle 8 riesco a piazzargliele quell'operazione lì e poi fare quello che devo fare, oppure andare al lavoro, no? Quindi gioca veramente bene. Poi, come vi ho detto, adesso poi ne parleremo a settembre, ci sono altre fasce orarie, ma senza nulla togliere a Pietro, o come si fa a chiamare gli amici, Peru. Cioè non è Einstein e neanche io, no? Ovviamente non lo sono, quindi è lì che si dedica a questo, ma soprattutto la sua forza è superare queste fasi qui. È questo che ribadisco, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, ragazzi e ragazze, cioè adesso una persona decide di andare a guardare nel blog il video che vi consiglio, che ha dato spunti ulteriori a Pietro, di Francesco, ok? Quello dove parlava della tecnica che se perdevi ieri una certa fascia oraria, oggi la facevi, insomma, andatevelo a vedere quell'intervento lì e anche la overloss, eccetera, eccetera. Quindi Peru ha preso spunto da quel webinar lì, no? Però la sua forza è che questo spegne il cervello ed esegue. Anche qui adesso è in varianza negativa negli ultimi 3 giorni, settimane, quello che è in varianza negativa. Ma non succede niente, ragazzi e ragazze, si va avanti. Quindi se una persona adesso decide di nel weekend me lo studio, poi da lunedì parto e questa varianza continua così, probabilmente il 90% partente con una discesa ancora così mollerà e poi prima o dopo arriverà questa. Però non sarà dentro a quella sfida lì. Quindi ragionate su questo. Quindi di nuovo, ragazzi e ragazze, cadiamo sempre nelle solite cose. Anche Maximilian, che cosa fa? Spegne il cervello ed esegue su Fabri R le linee guida che ci sono sempre nel blog, non fa né più né meno, eccolo qua. Ciao Maximilian. Sì, è appena intervenuto Peru, Massi, sì. E quindi vi stavo elogiando perché, come anche Mauro Mateca, state spegnendo il cervello, no? Sì, tanto ci vediamo domani. Poi quando vuoi ci sentiamo, Massi, appena sei un po' a posto con internet e tutte queste robe, ok? Quindi tutto qui, ragazzi e ragazze, ok? Tutto qui, non, è quello, no? Cioè ero un po', ma sì, sono sempre questo tono rompipalle, diciamo qualche parolaccia, che ho fatto, Peru mi ha mandato sta roba qui perché stiamo lavorando sul trading delle equity, chiamiamolo così, no? Sulla gestione delle equity. Allora, gli ho chiesto un equity, eccetera, eccetera, e bla bla bla, no? Allora, Peru mi dà questo Excel, io oggi che non c'è niente da dire più di tanto sul DAX che è abbastanza inchiodato lì così, la faccio vedere e ricevo domande, ma queste equity qui, tiro le orecchie alla trading room dicendo questa equity qui è praticamente nata 4 anni fa, già simil Carmine per esempio, oppure diciamo ancora con degli interventi un attimino più raffinati che hanno dato comunque degli spunti a Peru da dopo il webinar di dicembre dell'anno scorso di Francesco. In quel post lì c'è anche Maximilian che sta adesso, su quanto sei sul Fabri R, Massi? Che praticamente siamo ad agosto, quindi dopo un anno di Fabri R, e non è la tua attività principale il Fabri R, più o meno quanti pips sei? E poi anche con Maximilian me lo farò risentire poi magari a settembre. Ok, quindi però mi sembra che eri arrivato un po' più in alto, quindi avrai preso un po' di varianza negativa, però vabbè, non importa. Comunque, siamo a oltre in un anno. Cosa vuol dire OBJ? Attenzione al DAX. Ah, obiettivo. Quindi stiamo bazzicando tra i 40 e i 50 mila pips, ok, in un anno, giusto? Qualcosa del genere. Senza ragazzi e ragazze che Maximilian sia Einstein, senza nulla togliere a Massi, ma ci mancherebbe altro, però non è Einstein. Però è Einstein nel spegnere il cervello, esatto, è una scimmia, dice lui. Quindi voi non lo vedete, ma io lo conosco, cammina un po' ingobbito sulle nocche e ogni tanto si arrampica, eccetera. E
e gradisce mangiare le banane. Ecco, no? Quindi a parte tutto, poi farò intervenire perché è disponibile e ti ringrazio sin da adesso Massi, come anche Peru, interverranno. Quindi servono delle persone un po' che possano trainare, però ad un certo punto della tua vita devi trainarti da solo o da sola, soprattutto quando la tecnica che utilizzano loro, quindi Fabri R, Maximilian, ma Maximilian ha iniziato anche il Mateca, Mauro Mateca usa il Mateca, ma usa anche il Fabri R, Peru usa i rendimenti solo su euro-dollaro, dove tra binarie che comunque truffa o non truffa ha preso un sacco di soldi e sempre rendimenti su euro-dollaro, stiamo parlando di decine di migliaia di euro guadagnati negli ultimi anni, ma soprattutto mentre fa altre attività e spesse volte dove tra da solo in questa fascia oraria, perché poi appunto deve andare a fare altre attività e poi ha i bimbi piccoli, asilo, non asilo, queste robe qui, insomma, ok, che ci stanno, attenzione, ok? Quindi più grinta, ragazzi e ragazze, ok? Più essere propositivi, no? Cioè, non vedo l'equity, ma cosa ha fatto? Come ha fatto? Salvo chi è nuova, chi nuo o nuovo, nuova, perché giustamente, no? Però, molti che avete scritto non siete di primo pelo né della vita né nel trading e né della trading room, per cui questa voi la dovevate fare. Cioè, se voi avete deciso all'inizio di quest'anno di tradare il rendimento, i rendimenti, se avete deciso di tradarli, ok? Se lui ha fatto da 5.000 a 13.000, mi sembra che abbia detto, ok? Io alle 7 alle 8 non trado, ma adesso, appena ritornerà in pista l'ingegnere che ha citato, ovviamente, e più avremo completato il management che stiamo provando, ok? Visto che comunque c'è da lavorare ancora, secondo me, sul management. Tutto questo sarà automatizzato perché io alle 7 non è che non sia sveglio, però se inizio a tradare alle 7, eccetera, ok? Quindi fatene buon uso, ragazzi e ragazze, ok? Maximilian dice: Fabri R sono uno spettacolo. I Fabri R sono uno spettacolo. Sì, è un ottimo lavoro, ma poi, ragazzi e ragazze, sono lavori vecchi. E qui un complimento, perché chi invecchia come modello nel trading ha un valore stra aggiunto, ok? E Maximilian dice una cosa che leggo in modo da stimolarvi: Fabri, purtroppo il prossimo anno avranno lo stesso stupore per l'equity degli altri. Io sono un testone, ragazzi e ragazze, ma ci credo per tutti e per tutte, perché qui non è una questione di avere delle lauree che Peru e Maximilian hanno, ma io ad esempio non ce l'ho, non è una questione di avere lauree o di avere capitali se non ho 100.000, eccetera, perché avete sentito Peru ha fatto questa tecnica con 5.000 euro, ok? Quindi è questione di un attimino ravvedersi e quindi credere in noi stessi probabilmente. Tutto qui, ragazzi e ragazze. Poi mi fermo, sennò divento noioso, noioso, noioso. Però è stato un intervento extra. Adesso, già domenica, apro e chiudo la parentesi, domenica, però quando questo nuovo ingegnere Leonardo ha disponibilità e pieno di entusiasmo, sono contento perché sull'onda dell'entusiasmo gli butto addosso tante idee, eccetera, eccetera. Mi serviva proprio questa equity qui. Perché l'andremo a guardare, come vi dicevo ieri, con il filtro di Kalman che lui utilizza con il gruppo di lavoro dove lavora per correggere le traiettorie di lancio nello spazio dei satelliti. Quindi, insomma, un personaggino che mi emoziona a descriverlo e insomma, non è perché fa quella roba lì di mestiere che valga di più di una persona che non faccia quella roba lì. Però è anche simpatica questa cosa, quindi insomma, una persona che ha le competenze per mandare un satellite nello spazio, ora adesso insomma lo prendiamo in prestito, diciamo così, e vediamo se questa traiettoria riesce a correggerla con il filtro di Kalman, che peraltro ci gioca bene perché è stata la sua tesi di laurea. Quindi ragazzi e ragazze, questo per dire che noi continuiamo ad andare avanti anche nel dietro le quinte e diamoci da fare tutti, ok? Allora, Paolo mi dici sull'asse dell'X quante operazioni sono? 300, 270, 200, 280, 281, 280. Ecco, la stessa cosa che ha detto Paolo, Maxi. Fantastico, infatti l'altro giorno parlavo.
poi adesso, prossima settimana, li faccio conoscere questi due ingegneri. Scorsa settimana dicevo proprio queste cose a Paolo, e Paolo dice la stessa cosa che dice Maximilian, ed è vero, l'ho detto anche l'altro giorno anch'io. È molto più semplice mandare un satellite nello spazio che non guadagnare in borsa. È vero, sembra assurdo, però è vero. Però le regole nello spazio sono sempre le stesse, no? O anche tra terra e spazio. Adesso poi ci ragioniamo, Paolo. Quindi, per assurdo, è più facile mandare un'astronave nello spazio che non guadagnare in borsa. Sembra pazzesco. E poi l'assurdo continua, perché se tu vuoi mandare un satellite nello spazio, devi avere delle competenze di matematica, tutte queste robe qui. Che per assurdo potrebbero farti perdere nel trading, e invece vince una persona nel trading che non sa neanche accendere l'automobile, per esempio, e non è una battuta. Quindi è fantastico questo mondo, è affascinante proprio per questo, un'opportunità per tutti e per tutte, ma chi? Per tutte le persone che ci credono, ma in che cosa credono? Soprattutto secondo me in se stesse, e soprattutto durante le fasi di varianza negativa. Ma per credere in te stesso durante una fase di varianza negativa non ti stai improvvisando, quindi hai fatto i test, hai fatto le zone di stabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Sì, Paolo, ti stavo già rispondendo così. Lui segna ovviamente tutto, anche perché se noi andiamo a prendere qui che la colonna, lui praticamente, vediamo un attimo, perché ripeto, è fresco anche per me. Allora, 4, 1, qua boh, non lo so cosa voglia dire 1, 1, 1, bisogna, dice, ma sì, il segreto è quello, ragazzi e ragazze, sono convinto, eccolo qua, Pero, ho semplificato, cioè quante operazioni sono, ti chiedeva Paolo, cioè, come primo ingresso, però, quanti ce ne sono da inizio anno fino adesso? Poi chiaramente, se tu su un ingresso sei entrato 3 volte, comunque poi ragazzi, ragazzi, ne parliamo. Se vuoi ancora 10 minuti, sì, ben volentieri, chiama pure. Sì, una domanda importante, e così rispondi tu, perché sei tu che hai fatto. Massimiliano, se vuoi prendere parola anche tu, facciamo una rimpatriata. È solo da dirlo. Vai, Pero. Ciao grande Fabio, mi sentite? Sì, prego. Ok, Sì. perfetto. Allora, te lo dico subito, siamo al 53% di step 1. Sì, no, però. 2000, 2013, no, beh, no, sì, no, 2003 sono tutte di tutti gli orari. Te lo dico subito, no, nella fascia delle ore 7, tra virgolette. Nella fascia dell'ora, perché tutte le statistiche qua, scusatemi un secondo. Poi tu sei famoso per i pizzini, per cui mi immagino. Sì, siamo sul 54-55% di step 1, cioè Aspetta, però. si autososterrebbe anche senza martingale. Sì, però la domanda è un'altra. Cioè, al lato pratico, da inizio gennaio fino ad oggi, quanti trade hai fatto? Cioè, quante Ah, persone. sì, ok, te lo dico subito. Sì, grazie. Ok, un attimo solo, io ho iniziato Sì, l'8 gennaio, ho tra primo, fatto. secondo e terzo Allora, step. sì, con tutto, Esatto, quindi. tutti i trade che ci sono stati fino ad oggi Esatto. sono esattamente 98 trade. Io non li ho presi tutti perché, ecco, i risultati che poi che ho avuto non sono risultati, cioè adesso io ho fatto vedere la tecnica dello scalino e mi sono salvato da una hit. Sì, ma tantissime volte io non ho potuto operare, ho Beh, operato certo. male perché purtroppo non posso stare dietro l'operazione perché ho un altro lavoro, tu lo sai, e Certo. non ho sempre tempo. Un'altra volta devo chiudere prima perché devo andare via, allora prendo 5 pip al posto che prenderne 10, cioè ho tradato maluccio io rispetto a quello che mi avrebbe dato la tecnica. Comunque 98 Certo. segnali dall'8 gennaio ad oggi, dalle Ok, sì. 7 alle 8. Ok, ti ha risposto Paolo, quindi sono un centinaio di segnali, che chiaramente moltiplicati anche con step 2 e 3 arrivi anche a 300, certo. Ah Ok. sì. Sono più o meno un trade ogni 2 giorni, un po' di meno. Cioè, ci sono settimane in cui dà 3 o 4 segnali, di settimane che ne dà 2, settimane che ne dà 5, no, così. E Perfetto, va bene. Grazie, però così almeno gli hai dato risposta. lì ho semplificato nel coso che fai, Sì. nel file che ti ho mandato, perché non ho messo 1, 2, 3, 4 per segnare le hit, così. Ho messo i 4 quando si perde, perché arriveresti al quarto scalino, noi al 3, al terzo ci fermiamo, e tutti gli Certo. altri sono 1 perché comunque vinci. Ok, Cioè, va non bene. cambia Ah, nulla. ok, perfetto. Va Cioè, ho bene. solo semplificato quello.
Perfetto, va C'è bene. qualcos'altro che volete sapere? No, visto che veramente ho altri 5 minuti. No, no, grazie, va bene. Tanto poi ragazzi e ragazze, magari facciamo un bel webinar anche con Maximilian a Sì, settembre, con sicuro. Ma Peru. sai cos'è Fabri? Ti saluta Che Massi. io... Grazie, ah, ricambia, ricambia. Ti ho sentito dire una cosa che è vera, cioè, perché a me piace questa cosa che dici sempre spegniamo il cervello, quando si opera, certo, ma Certo. noi il cervello lo usiamo, anzi dobbiamo usarlo al 1000% in fase di preparazione, in fase di studio, in fase di elaborazione della tecnica, in fase di ricerca dei dati, cioè... E poi è logico che... La gente pensa che durante il trade, no, ma se tu hai già fatto le cose bene prima, quello che dici sempre tu che negli sport da combattimento, io non ho la tua esperienza sicuramente, però qualcosina ho fatto anch'io, e in generale in tutti gli sport, la gara è il momento in cui si va a prendere il trofeo, cioè si va, tra virgolette, a guadagnare, no? A prendere i frutti, perché il lavoro è stato fatto prima. Per noi il trade, quando clicchiamo, deve essere la gara. Boh, il lavoro è già stato fatto prima. Poi, ovviamente, non si può sempre vincere, cioè non è che tu vai in gara e vinci sempre, perché sennò Certo, sarebbe solo certo. perché hai lavorato bene prima. Certo. Perché è così, no? Però non è che dobbiamo lavorare durante il trade quando clicchiamo. Se abbiamo fatto le cose bene prima, in questi frangenti qua, no, basta, vada come vada. Se è stato fatto un lavoro ben fatto, allora non puoi perdere sempre. Perché se lavori bene, allora quella è un'altra certezza. Cioè, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come devono andare per tanti motivi, anche esterni a noi, e basta, si prende quello che ci viene dato. Basta. Perfetto, va bene. Va bene? Va bene, grazie, spero. A domani allora. Grazie a voi. Grazie, Ciao, ciao a ciao, tutti, ciao. arrivederci. Ok, Stefano B, ora ti obbligo, ti chiamo io su Skype, pretendo adesso le recensioni. No, hai voglia Stefano B di condividere la tua esperienza a voce? Che così facciamo sentire anche altre voci? Mi faresti un piacere, ci terrei. Non fare il timido. Stefano B, che stai scrivendo? Sì, devo mettere le cuffie. Vai, metti le cuffie, dai. Ok, grande. Sentiamo un'altra voce ancora. Pian pianino. Sì, vai, vai tranquillo. Non vi leggo quello che ha scritto, così ve lo dice direttamente lui di sua sponte. Quindi, ragazzi e ragazze, ripeto, grazie che usate i miei modelli, anche perché io faccio fatica a stare dietro a tutto. Adesso vi faccio sentire l'esperienza di Stefano, che direi è la più saggia tendenzialmente. E infatti quello che ho anticipato poco fa, che potrà capitarci da settembre, per dire. Attendiamo un attimino Stefano. Chiamami pure tu direttamente, così viene sul tuo nome su Skype. E va bene, dai, ci organizziamo diversamente stamattina, quindi per adesso ok, chiama pure Ste. Il DAX non mi ha dato segnali qui su Horus, per cui eccetera. Sì, no, ma Massi, non ti scusare. Massi vorrebbe intervenire, ma ha dei problemi di linea internet, per cui risolveli tra virgolette, no? Nel senso, te li risolveranno e poi quando vuoi prendi parola. Ok, mi presento Stefano, anzi, Stefano, presentati tu. Ciao Stefano! Ciao, Eccoci, mi ciao! senti te? Sì, ciao, buongiorno. Eccoci. Ciao, mi Grazie. sento un po' il rientro che va e viene, comunque Dovresti abbassare l'audio di GoToWebinar. va. Ah, ok, aspetta, Sì, vai, aspetta, vai. Prova, vediamo. Dunque, no, così non ti sento più io. prova, io ci sono. Prova, prova. Sì, aspetta. Vai, 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 vai. Dove è finito qua? Ti. Questo non è. Trovo più. Non ti trovo più. Allora, audio. Prova, prova. Ah, eccolo qua, ingresso audio. Oh, che va bene così, dai. Grazie. Ok. Intanto grazie perché ovviamente così è un effetto sorpresa, no? Non potevamo pensare oggi di sentirci a voci io e te. Va bene, vai. No, non ho letto. Sì, credo ci siamo già sentiti, anche perché io ho preso Horus e quant'altro, quindi diciamo ci siamo già sentiti, credo, un mesetto fa. Sì, no, no, quello sì, mi ricordo, anche perché l'esperienza, e poi ti lascio parlare a te Stefano, perché sennò Sì, sì, sì.
L'esperienza di Stefano è quella che io definisco l'esperienza perfetta, nel senso che poi raccontalo tu, praticamente Stefano, mi hai conosciuto, bla bla bla, cioè sei partito con i rendimenti, hai incassato e hai preso l'incasso e l'hai girato su oro se ti stai portando a casa quelle robe, quindi tutte autofinanziate sostanzialmente. Bravissimo, vedo che hai buona memoria. Certo, ancora per adesso sì. No, nulla. Allora, il mio intervento è molto semplice, anche perché, vabbè, io diciamo tengo tutte le operazioni che faccio adesso sui rendimenti, le metto tutte su un Excel, in modo che così ho uno studio, diciamo, di quello che sto facendo e tengo monitorate ogni operazione, eccetera, eccetera. Come ti ho scritto, sono partito. Allora, non tantissimo tempo fa, nel senso che sarò partito all'incirca 4 mesi fa, dunque qui è da aprile praticamente, e ho iniziato a tenere traccia di tutte le operazioni da maggio sostanzialmente. Sono partito con un portafoglio di 5.000 euro. E le mie fasce orarie sono dalle 6 e mezzo alle 8 e dalle 11 alle 13. E qualcuno si chiederà perché proprio queste fasce orarie? Perché io ho visto il video che ha fatto, adesso aiutami il Sì, nome, Francesco, Francesco, sì? esatto. Avevo notato che le fasce, lui è stato molto bravo, devo dire. Avevo notato che le fasce orarie dove c'era un minore, diciamo, drawdown e che davano percentualmente dei rendimenti migliori erano dalle 7 alle 8 e dalle 11 alle 13 circa. E quindi io mi sono fatto incuriosire da questa cosa, ho fatto prima di entrare, diciamo, con soldi reali, un po' diciamo, di demo, un po' di esperimenti, ho visto che funzionava bene, quindi sono partito, come dicevo, da maggio. L'unica cosa che ho modificato è stata la fascia oraria, sono partito dalle 6:30 anziché dalle 7, perché mi ricordo che in trading room tu avevi parlato di qualcuno, adesso non mi ricordo chi, che tradava i rendimenti dalle 6:30 alle 8 e che stavano andando molto bene. Quindi ho allargato, diciamo, la fascia di una mezz'oretta. Quindi, per farla breve, sono partito da 5.000 euro. Allora, maggio ho fatto di portafoglio un 25%, giugno ho fatto di portafoglio un 27% ancora, adesso all'inizio di luglio ho avuto una varianza negativa, perché ci sta, ci sono anche quelle, ho preso praticamente l'unico stop di tutto, da 3 mesi a questa parte. Quindi voglio dire, e noi sappiamo che gli stop fanno parte del gioco, quindi ho avuto una varianza negativa di portafoglio del 10%, che però adesso praticamente è già recuperato, e sono partito con 5.000 euro, adesso sono intorno agli 8.000 euro, grosso modo. Quindi diciamo, ogni mese mi ha dato lo stipendio, tra virgolette. E nulla, praticamente, ovviamente, cioè ovviamente no, ma diciamo ogni mese, se il mese è stato positivo, io sto ragionando in questo modo, aumento un pochino la size d'ingresso. Sto ancora un po' studiando, diciamo, questa gestione del portafoglio, perché come giustamente diceva Pietro. Pietro, vabbè, Oppure ciao, Peru, Pietro. esatto. Chiaramente quando magari prendi una hit, come la chiama lui, magari può essere intelligente entrare con una size leggermente superiore. Questo però diciamo adesso mi faccio i miei studi e poi vediamo.
sto entrando a sites fisse ogni inizio del mese. Se vedo che il mese prima ho incassato, vado un pochino più spinto, tra virgolette. Però cosa dire? Allora, ecco, scusa, l'ultima Sì. cosa è questa. Aspetta, Prima in chat. hai, secondo me, il microfono troppo vicino alla bocca. Perché Ah, ok, perfetto, a lo volte allungo. mi sembra un po' questo l'effetto. Ok, sentite bene comunque? Sì, più basso però più pulito. Quindi va bene, Ok, alzo un po' perfetto. l'audio io. Ok, grazie. Ecco quello che ti avevo scritto adesso in chat, è che io mi sono fatto fare praticamente un expert advisor, chiamiamolo così, non so definirlo. Sì, beh, in effetti lo è, cioè nel senso che io lascio alla macchina l'entrata a mercato, e cioè la macchina sa che quando i rendimenti vanno a più 25, a meno 25, lei in quella fascia oraria mi apre la posizione. Questo perché? Perché a me alle 6:30 piace Certo. dormire. Ecco. E quindi, no, ma soprattutto dico questo, e quando si parla di spegnere il cervello, è vero, avrei potuto fare qualche centinaio di euro in più, adesso non tanti, non ne pochi, però ho notato che quando mi sono lasciato un po', tra virgolette, prendere magari da qualche situazione che dicevo, ma qui non so, forse è meglio chiudere prima, qui forse la cosa non sta andando come mi aspetto io, eccetera, eccetera, sono le volte che poi immancabilmente, come magari decidevo di chiudere a mano, al prezzo mi andava nella direzione giusta. Certo. Cioè, è sempre stato come ho cliccato per dire adesso chiudo perché la cosa non mi convince, eccetera. Se avessi lasciato fare alla macchina, avrei guadagnato molto di più. Va bene. Quindi l'aspetto psicologico qua conta molto, e io mi sto sforzando di, non dico di non guardare, ma di guardare il meno possibile. Ovviamente il sabato così mi metto lì e faccio i miei ragionamenti, però durante le operazioni cerco di non metterci mano, ecco. Bravo. Sì. Va bene. No, ti ringrazio, Stefano, perché onestamente, e non è un atto promozionale, ma la verità ci sarebbero, perché molti di voi vi conosco anche abbastanza bene, e altre persone che potrebbero dire qualcosina, però magari c'è un po', non so, di timidezza o qualcosa di imbarazzo del genere, quindi chi comunque vuole intervenire lo può fare, e io vi ringrazio di cuore perché comunque è bello sentire esperienze reali, di vita reale, di persone che fino all'altro giorno, cioè, non ci conoscevamo, no Stefano? Cioè, mi Sì, hai sì, trovato sì, da sì. qualche parte, probabilmente nel web, ti ringrazio che mi hai dato fiducia e insomma sono contento che ti stia tornando indietro come effetto positivo l'avermi dato fiducia. Quindi grazie, veramente. Certo, beh, Grazie. grazie a te per ora va tutto bene e penso che andrà bene anche più avanti. Ah, ecco, scusa, una cosa che volevo aggiungere, io sto provando a fare anche altri, tra virgolette, studi su altri. Su altri cross, più che altro mi ero lasciato incuriosire per esempio da dollaro yen, ma più che altro perché c'è uno spread basso e dico vediamo se anche lì può funzionare. Devo ancora capire però quali sono le fasce orarie più consone, perché sicuramente non sono quelle dell'euro-dollaro. Sì, a memoria, ma sono passati anni, 13-14. Prova a guardare dollaro-yen tra le 13 e le 14. Grazie. No, grazie a te. Parti da lì se non ricordo male. Poi comunque nel caso facciamo fare un aggiornamento a Peru perché lui ha tutto segnato. Però ripeto, ragazzi, ragazzi, a settembre, che tanto adesso fa caldo, dai, va bene. Sì, tutti al mare. Esatto. Stefano, grazie. Quando vuoi sai che puoi prendere parola e avanti tutta. Grazie Va a te, bene. grazie. Grazie, ciao Ciao a Stefano, tutti, un grazie. abbraccio. Grazie, ricambiamo tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, e questa...
è un'altra cosa. Va bene, grazie Massi, anche a te quello che hai scritto. E niente, ragazzi, grazie, ripeto, cioè sarebbe bello sempre di più che ci sia appunto questa voglia di essere propositivi, no? Poi ringrazio anche a chi stamattina è intervenuto, intervenuta, Fabri, ma come ha fatto a fare queste equity o Pietro o Peru, chiamatelo come preferite, o lo stesso Stefano, eccetera. 7-8, Stefano 6,5-8, i rendimenti sono spiegati, andate nel sito, sono spiegati. Intanto, se andate nel sito e fate il logout, quindi non entrate col vostro account, nel vostro account, e andate dove c'è scritto Trading Room Fabri, lì c'è la spiegazione dei rendimenti, del Fabri R, eccetera, eccetera. Infatti, mi sono dimenticato, Stefano, di chiederti quando partirai poi con il Fabri R e con il Mateca e con anche Horus. Punto di domanda, comunque poi ti farai sentire, grazie. Quindi c'è tutto registrato, ragazzi e ragazze. Quindi Trading Room Fabri senza effettuare il login, ok? E ci sono i video. Mio canale YouTube, Mister MR. Fabri Forex, scrivete rendimenti, troverete a iosa. Blog, sempre nel mio sito. Articolo post dell'anno scorso a fine anno, dove c'è Maximilian col Fabri R. Mauro, soprannominato Mateca con il Mateca, Francesco ed Andrea con i rendimenti su euro-dollaro e sul DAX. E credo che poi finisca lì quel posto. Poi, insomma, vabbè, andiamo avanti ragazzi e ragazze, quindi dateci dentro e sempre di più, quando porto una mia esperienza, in realtà faccio crescere gli altri e cresco anche in prima persona, ok? E sì, Stefano sta guardando il Fabri Delta e va bene. Quindi ragazzi e ragazze, facciamo una cosa. Visto che sono passati 46 minuti dall'intervento di Pietro e sono 10:37, allora io faccio una cosa di fine settimana. Poso la penna qui. Allora, ribadisco che praticamente da lunedì della prossima settimana chi vorrà mettersi in contatto con un programmatore per avere l'expert advisor di Horus, allora questa cosa sarà possibile. Devo solo chiedere a Marco, il programmatore, che modalità preferisca, del tipo posso lunedì mattina mettere il tuo numero di cellulare in chat, così nessuno mi deve chiamare, scrivere, e chi vuole ti chiamerà. Se mi dà il consenso, ovviamente lunedì scriverò il suo numero di cellulare, ok? Quindi su questo conto purtroppo oggi non sono arrivate operazioni, neanche ieri, l'altro ieri sì, ne ha fatte due giuste, ok? Però secondo me, insomma, lui già prima di mandarmelo l'ha verificato, poi l'ha guardato sul time frame un minuto per avere più assiduità, quindi se mi dice che funziona, funziona. Poi di buon senso, ragazzi e ragazze, partite con una site tranquilla per i primi 3, 4, 5 trade e poi dopo fate quello che è, eccetera, no? Quindi detto questo, chiaramente Horus dipende dal flusso dati, come ho spiegato anche ieri durante la Open Day Trading Room, per cui io l'ho messo su questo conto, ma il mio conto principale è quello che andiamo a vedere adesso, ok? Dove faccio un giro di tutto luglio, ok? Davanti ai vostri occhi, e poi guardiamo anche un po' il delta, perché il delta io non vedo l'ora, come dicevo anche ieri, di automatizzarlo, perché veramente è fantastico, secondo me, ok? Che un modello che ti ripaghi in 3 mesi e mezzo 80 volte lo stop loss, direi che non è poca roba, ok? Quindi diciamo che, ragazzi e ragazze, finisce qui la mia settimana operativa. Ho operato benissimo lunedì, ho fatto un bel gain. Martedì non ho fatto l'operazione, ma sarebbe stata giusta. Mercoledì ho fatto un bel gain col delta. E ieri, durante l'open day trading room, mi rilasso. Comunque non ha fatto segnali neanche l'expert. E oggi, niente, siamo partiti così. Si è mosso molto il DAX questa notte. E niente, comunque non sono arrivati i segnali, per cui c'è poco da dire. Va bene. Allora, vi leggo ancora un attimo. Allora, poi avete scritto. Allora, avete scritto anche prima. Magari vediamo un attimino. Leggo velocemente, poi magari a chiusura della. Ciao Elgio, buongiorno. Mi fai un intervento. Tanto vai, siamo in amicizia anche con te. Troppo tecnico, Elgio. Però nel caso mandamelo su WhatsApp e io glielo giro, ok? Se hai voglia, perché è troppo tecnico in questa fase qui, anche perché poi non c'è neanche lui a rispondere. Tutto qui. Vabbè, tanto dai, mi conosci. Ok? Va bene. Sì, però nel caso girami il messaggio, io glielo giro a lui, va bene?
Allora, dicevo, quindi andiamo a vedere qui l'ambaradan, grazie a te. Allora, cosa faccio? Lista indicatori. Allora, intanto chiudo le varie mascherine perché tanto non voglio più operare. Ho lista indicatori, è un fatto, però dov'è? Ah, eccolo qua. Horus. Quindi io lo abilito dalle 9:15, che sono le 8:15 italiane, ma comunque io all'atto pratico trado dalle 9 italiane in avanti, poi fino alle 18 italiane plottami i segnali. Ho sempre mantenuto il filtro A spento, che A è di Andrea, lui lo sto usando, ma abbiamo fatto in senso amichevole nascere anche una piccola competizione tra me e lui. Io gli ho detto: tu usa il filtro A, che è stata una tua intuizione, io uso il filtro F di Fabri, ok? Poi il filtro T è della Trendline, ok? Questo qua ve lo faccio avere domani, cioè scusatemi, sì, perché oggi è venerdì, oggi lo faccio caricare da Andrea nel sito, quindi domani mattina o già stasera ve lo scaricherete, ma vi avviserò. Filtro R di reverse, il filtro C non l'ho ancora usato, non va male, ne toglie però un po' troppe, per cui preferisco essere un po' più assiduo. Questi punti sono per il reverse e qua c'è quante candele vuoi, quindi da inizio del mese. Diciamo che non so, proviamo a mettere 6.000. Sto andando a caso. Adesso si carica un attimo e vi faccio vedere davanti agli occhi di tutti cosa voglia dire, a mio avviso, tradare oggigiorno per me, ovvero spegnere il cervello, ovvero delegare alla macchina. Allora, diamo l'ok, vediamo se parte se abbiamo preso anche tutto luglio, ma credo di sì. Ok, quindi 1° luglio, perfetto. Ok, benissimo, di nuovo. Rasserenatevi durante la fase di varianza negativa. Basta, punto. Ok? Allora, facciamo che prendo un Excel velocemente e poi volevo farvi vedere anche due cose di nuovo sui rendimenti. Pardon, sul delta. Prendiamo questo foglio qua di Peru. Allora, spengo il cervello, zoom un attimo. E qua entro short, ma porca paletta, sui minimi entri short. Sì, decide lui. Se mi fa entrare lì, ha ragione lui. Punto. Spento il cervello durante l'operatività, sabato mattina super acceso. Entro qui, non perde 15 perché si gira prima a 14, ma segniamo meno 15. E quindi, però, come ho detto, cioè, scusate, ha ripetuto Peru, lo dico anch'io, non segno meno 15, io segno i soldi, ragazzi e ragazze. Quindi può piacere o meno, ma io segno i soldi. Quindi qui perdo, facciamo che su 15 punti metta 1000 euro, perdo meno 1000. Perché poi non mi interessa, cioè quando come banale, no? Vado a fare la spesa, non è che quanti punti ti devo dare per la spesa, no, quanti soldi, quindi perdo 1000. Poi mi giro qui, tutto questo lo fa già l'expert, da solo, è stato Marco indirizzato a fare tutte queste cose qui. Allora, qui mi giro long, quindi prima che pagasse i 15 punti, 16, perché voglio fare pulito 1000 o più o meno, no? Cioè meno 1000, ok, con i costi, ma più 1000 pulito, quindi è un po' di più di strada. Quando arriva in close questo segnale, siamo a 12-13 punti, quindi non si innesca, perché uno alla volta, così evitiamo i pasticci, e quindi paga dopo 16-17 eccetera, quindi meno 1000 più 1000. Bene, poi qui non è entrato un reverse, perché se fosse stato toccato qui, allora la linea si sarebbe interrotta già da questa candela. Invece vedete che è andato ancora un po' avanti, quindi praticamente si è interrotta per la scadenza temporale, quindi non c'è stato il reverse. Poi anche lì, ragazzi e ragazze, entrare short alle 19:10 comunque non lo faccio, e non lo fa neanche Lea, perché ognuno gli mette gli orari che vuole. Ok, vado avanti. Questa giornata ormai ve la ricorderete già più e più volte, ma la rifaccio velocemente. Praticamente entro qui, di pochi punti mi prende lo stop perché sono 17, 18. Ragazzi, ragazze, tante volte ci sfiora, tante volte a 17 punti, ma non potevi metterlo a 20, io lo uso a 15. Poi a mano faccio 16-17, ma comunque meno 1000 e lo segno. Benissimo, o meno 100, o meno 500, o meno 5000, è personale. Ora, io rientro qui perché questo è un concetto che ho già esternato più volte durante i webinar della zona di stabilità. Rientro qui. Lui mi va un po' contro, un po' favore, un po' contro, e mi stoppa di nuovo qui più o meno, quindi meno 1000 ancora, e lo vado a segnare. Poi, siccome mi va a stoppare qui il rientro fatto qui, ma compare un segnale che ovviamente non vado a fare perché ne ho già uno long da qui,
ma qua si abbassa un po' la soglia rispetto al primo. Io, non essendo entrato qui, però quando ritorni qui, io entro. Mi va un po' contro, e qui me lo ricordo perché non avevo presi 15, 16, no? Ho presi 24. Perché? Perché ero lì, e questo il robot non lo fa, però col robot non devi essere necessariamente qui. Io ero qui, vedevo che andava, dico perché prenderne 15, 16? Sta andando, l'ho preso 24. Però io qui ne segno più 1000. Quindi quella giornata qui fai meno 2000 più 1000, quindi perdi 1000. Benissimo, segnata. Spento il cervello, vado avanti. Questa giornata qui non entra. E qui c'è un po' proprio di lavoro che quando vai laterale può capitare. Per questo vi dico, onde evitare i pasticci, un trade alla volta. Allora cosa succede? Entro qui, le trend line verde, non entro qui, non entro qui e non entro qui, perché sono già dentro con questo. Questo qua si va a girare qui, perché qui siamo in pochi punti, ragazzi e ragazze. Da qui si gira, perché qui fino a qui ha perso 12 e mezzo, 13. Quindi si gira qui e perde 11 e 12, ma io segno meno 1000, così va bene uguale. Si reversa short, va a pagare 7-8 punti e torna indietro e perde altri 1000, porca paletta. E poi vado a fare questa divergenza classica lassù più 1000 che va a pagare. A quest'ora qui ci sta, sono le 18:55, 17:55, fino alle 6 e un quarto, 6 e mezza. A mio avviso ci sta, e quindi da qui non mi va contro di 15 e poi li paga anche, insomma, dopo, e quindi faccio più 1000. Benissimo, vado avanti, perché tutto questo non mi costa lavoro serale, non mi costa lavoro la mattina da analizzare, dove poi basta, non è che tutte le analisi che andate a fare vi servono, no? Tante andate in stop. Allora io oggigiorno, dopo 22 anni, non ho più voglia di analizzare e poi andare in stop. Quindi questo qua era il 4 luglio, avevamo fatto festa anche noi assieme agli americani. Questa qua entra, pagava 6, ritornava indietro e poi pagava 16, giusti, eh? Però qua il più 15 te lo prendi. Poi qua c'è un verde che però non si innesca, quindi qua più 1000. A spegnere il cervello e farle tutte, eh? Qua c'è stato uno short, io questo l'ho fatto, ma l'ho fatto qui. Perché? Perché qui sostanzialmente era la giornata dei non farm payroll. Vado a memoria, però vediamo il 5 luglio e dopo ce l'ho, quindi dovrebbe essere giusto. Qualcosina mi ricordo dei trade che ho fatto, non tutti. Allora io quel giorno lì, alla mattina avevo detto che stavo in silenzio, prendevo parola il pomeriggio, e ad un certo punto è comparso questo segnale, dico vabbè, non lo faccio, ho detto che starò flat per disciplina. Poi mi è andato, tra virgolette, contro, no? Questo segnale, tra virgolette, perché non l'avevo eseguito. E guardate di quanto è andato contro. E quello mi ha colpito e mi ha spinto a, è andato contro di, vedete, 14 e mezzo, 14,65. Quindi dico, curiosa sta roba. Poi io che sono un po' tra scaramantico e tra che nulla accade per caso, dico, ma porca paletta, se io l'avessi fatto, qui non mi avrebbe preso per un capello e sta tornando giù. Vuoi vedere che questo ha una buona sorte e mi va in gain? Allora l'ho preso. Quindi ragionamento molto scientifico. L'ho preso e avevo fatto il gain, però avevo abbassato la size. Ma a spegnere il cervello e ovviamente qui per un capello, quindi ricordatevi non solo di quando per un capello vi prenda in stop, ma quando anche non vi prenda. Da qui non va contro di 15 e quando scende qua così va più 19 più 20, quindi fa più 1000 e lo segni. Poi qua prima dei non farm payroll, purtroppo io ero operativo, nel senso sui non farm, però un segnale alle 12, perché qui un'ora avanti, e 25. Cosa faccio? Lo prendo e poi aspetto investito in long, in short che sia, fino ai non farm che sono qui, e quindi non l'ho preso. E sui non farm non sono riuscito ad entrare. Ma se io spengo il cervello oppure attivo la macchina, questo segnale mi va contro di 10 punti, poi mi va a favore di 20, qua così, e qui non prendeva comunque lo stop, quindi è un altro più 1000. Quindi anche la testimonianza di Stefano di pochi minuti fa, vedete che siamo tutti uguali, cioè. È meglio veramente abbassare il nostro, se così posso dire, egocentrismo, mettere un po' in panchina il nostro piccolo io e delegare alla macchina, dopo che si siano fatti i lavori che ha detto Perlo, cioè il cervello è spento, ma non il sabato mattina, anzi, ok? Quindi qua stavo parlando tutto, no, flat, qui c'è un giallo, il giallo non lo faccio e quindi non succede nient'altro. Qui è giallo, 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 quindi niente. E questa qua mi ricordo l'ho fatta perché poi l'ho portata su un conto anche overnight. Quindi io sono entrato qui, spegnendo il cervello, mi piace o non mi piace, ho spento il cervello, guardate quanto va conto. Aspettate che si è bloccato un attimo il broker, se gli carico un po' di storico. Ok,
Da qui praticamente è andato contro di 17, se non ricordo male. 17-28. Pazienza, mi ha preso, quindi segno meno 1000, poi rientro qui e poi li ha pagati. Quindi di nuovo 18, 18 e qualcosa. Quindi meno 1000. Io la faccio col rientro, più 1000. Nel Forex no, non faccio rientro, non è stabile come sul DAX. Il DAX si muove bene, mi piace, lo sto mantenendo anche per questo. Questa giornata qui. Questo qua ce lo ricordiamo perché pronti partenza via ha pagato 1000, perché ha pagato 25 punti. Qui l'essere umano rimane un attimino basito, a bocca aperta, cioè non hai i tempi di reazione di un centometrista ai blocchi, no? Quindi, morale della favola, qui ha chiuso, ha dato il segnale, questa candela è piombata giù come una pera cotta. La macchina ce la fa perché lavora sui millisecondi, quindi non ti eseguiva qui in close, ma ti eseguiva magari qui, e siccome ci sono più di 25, forse 30 punti, i 15 li prendi e quindi segni più 1000. E li sto segnando. Poi, detto questo, questa qua l'ho fatta e mi ha pagato fino a un doppio massimo più 13 punti. Porca paletta, bastava. Cosa deve fare il DAX per fare un punto e mezzo, due? Niente, uno schiocco di dita, non l'ha fatto e ho preso lo stop, meno 1000. Poi, qui ne faccio una di nuovo. Solo una, non due, perché una alla volta, questa qua entro, mi va in stop e segno meno 1000. Meno 1000. Poi che cosa fa la macchina? Sia Horus che l'expert. Da qui misura quanto gli sia andato contro. Gli va contro di 47. 47 non è nella zona di stabilità per me, ok? Scusatemi, qui c'era un reverse prima. Vabbè, scusate, non l'ho visto, l'ho visto adesso. Fate finta che non fosse comparso il reverse. Scendendo di 47, io non rientro più qui. Ok? Anche se sarebbe stata una buona scelta, perché sarei andato oltre la zona di stabilità. Invece, comunque, non è il caso giusto perché qui mi vado a girare. Da qui mi giro. Questo qua è un reverse, per cui raddoppio lo stop e il take. Metto stop a 0 più 15 e di mezzo la size. Mi va contro di 16, mi va a favore di 12 e mezzo. Avesse fatto 2 punti e mezzo giù, avrei avuto lo stop a 0, non li fa, vado a perdere 30, ma 30 con la size dimezzata, quindi meno 15, quindi meno 1000 ancora. Porca paletta, Fabri, ma non avevi studiato? Eh sì, però ragazzi e ragazze, qui questa cosa qui, ovviamente piccola provocazione, no? Questa qua, è ovvio che anche con tantissimo studio che ci ho fatto e che ci farò ancora, gli stop loss arriveranno, però questa roba qui a tutt'oggi, ok? Dall'altro giorno è automatizzata, per cui spegni il cervello e vai a fare altre cose. Questo long non lo faccio perché sono le 5:45. Questo long qui lo faccio, ho fatto anche il reverse. Io qui mi sono salvato mettendoci mano sul reverse anticipo, perché l'ho fatto in diretta, perché da qui ha fatto 26 punti e mezzo. Quindi, e io ho incassato perché avevo preso anche lo stop loss prima. Però la macchina non lo fa. Quindi, cosa fa la macchina? Entra qui e prende meno 1000 e lo segniamo. Poi entra qui, va a 26, quindi non paga, però ha fatto anche i 15, quindi quando torna indietro stop a 0, quindi fa meno 1000, 0 e lo segniamo. Meno 1000, 0. Poi qua ci sono questi segnali che, mannaggia, io avevo staccato e fa ridere, però più o meno, ma ci sta, purtroppo lo devi accettare. Qua ne fai solo uno dei due. Quindi entri sulla prima e ti paga 15 punti, vedete 20, quindi faccio più 1000. Faccio anche la seconda e paga 23, quindi altri più 1000. E qua c'è un rosso e faccio anche questa e paga anche più 1000. Quindi qua varianza super positiva. 1000, 1000, 1000. Col cervello spento, senza analizzare, senza sapere, tra virgolette, in senso buono, che cosa tu stia facendo. Io lo so un po' più di te perché ovviamente so come è stato sviluppato Horus, però non cambia niente. Qui così c'è uno short, anche questo era un venerdì, vediamo se è vero, sui 12 sul 15. Qua c'è uno short che si innesca, va contro di quasi 15, quindi non ti stoppa per di nuovo un capello, poi va un po' a favore, ma non lo stoppa a 0 e poi mi va a prendere meno 15. Poi io la prolungo così, siccome da qui fino al meno 15, però non va a rompere la zona di stabilità di 40 punti, io rientro qui e l'expert fa già proprio questo, quindi qua non la faccio più. Poi se vuoi a mano farne, a tua discrezione, però una alla volta pasticci di meno. Quindi detto questo, appena mi ridà
la piattaforma, eccola qua, quindi meno 1000, poi entro qui, mi va contro di 9 punti, è ovvio tantissime volte siamo vicini allo stop loss e poi va giù, se qui sei a mano probabilmente qua accelerato così tanto che se tenevi un po' duro sul più 15 magari ne prendevi anche 20-25 di nuovo, ma va bene così, quindi meno 1000 più 1000, meno 1000 più 1000, poi finisce la settimana. Lunedì, pronti partenza via più 1000, se hai la bravura, la fortuna di essere su questa candela più 15 e ti togli, ne prendi un sacco di più, ma noi segniamo più 1000. Poi questa qua entra e prende lo stop di nuovo di poco, però lo prende perché da qua fino a qua sono 15 punti e mezzo, pazienza, forse 15 punti e 15, ma comunque ti prende, ma tu rientri. Io rientro, quindi faccio meno più e questo è un più, quindi segniamolo, quindi faccio più 1000, meno 1000, più 1000, col cervello semispento, no? Tra virgolette. Poi vado avanti, questa qua l'ho fatta e ha fatto più 15 giusti o qualcosa del genere, più 17, è chiaro che qui Lea riesce a uscire, no? Per le solite ragioni di tempi di reazione. Tu sei, qua sei a più 17, dici speriamo che vada giù e inizia a risalire su, probabilmente non riesci più a prendergliene 15, ne prendi un po' di meno, ma comunque la macchina qui prende più 1000 e lo vado a segnare. Bene, poi andiamo al 16 di luglio, qua non l'ho fatta perché ho attivato il cervello e ho fatto il post su Facebook, no? Con l'immagine, come per dire, è inutile che ti scervelli tanto, io qui non l'ho fatta perché eravamo su questa candela guida che aveva funzionato nel tenere la parte bassa, quindi presumevo che avrebbe tenuto anche la parte alta facendo una falsa rottura, che poi infatti è stato così perché ha fatto una più ampia rottura, ma poi è stata falsa, quindi l'analisi era giusta. Però a parte questo, che dà poca soddisfazione, qui Horus ha dato un long. Questo non lo fai perché è già innescato prima, quindi qui col cervello spento sono un altro 1000, perché poi da qui ha pagato 40, quindi più 1000. Vedete? Alla lunga può essere anche logorante fare troppe analisi, troppi ragionamenti e poi prenderti comunque la varianza negativa o non prenderti la varianza positiva. Spegni il cervello ed esegui, oppure fai eseguire ad una macchina. Quindi qui è giallo, niente. Poi questa giornata qui l'ho shortata ma con il delta. Ieri su questo broker, l'ho ribadito, l'ho spiegato ieri, il flusso dati, ok? Da qui spegni il cervello e ha fatto più 23, quindi fa più 1000. Questa qua entra, va a favore di 4 punti, va contro di 10 punti 80, 11, deve andare contro di 15. Si innescherebbe anche questo short, si innescherebbe anche questo short, ma avendo solo deciso di prendere il primo, prendo solo il primo. È chiaro che ragazzi e ragazze, anche prima abbiamo visto dei casi dove a prenderne 2 o 3 insieme andavano tutte a fare più. Ci sta, però ci sta anche il caso dove a prenderne 3 insieme fai tutti meno, quindi devi vedere te. Io dico uno alla volta, qui è chiaro, prenderne tre, tutti e tre pagava, faceva 3.000, però faceva anche meno 3.000, è a tua discrezione. Quindi questa qua, comunque qua sulla spike, poi paga 17, 18 e i successivi, quindi più 1.000 e la segniamo. E poi è finito il gioco perché oggi Horus su questo broker rimane flat. Oggi mi ha dato solo un segnale il delta. Eccolo qui, adesso lo vediamo per concludere. Magari facciamo anche questa settimana per chi è nuovo, nuovo, vediamo il delta, ok? Prendo solo fiato un attimo, sposto l'Excel, quindi col cervello spento, adesso io 1000, dove sapete che ho già alzato un po' il tiro, vado a perdere anche 1200, 1300, 1400, eccetera, no? Quindi anche il rovescio della medaglia è il più, no? Però può essere più 100 o meno 100, comunque qui così praticamente sono 31 operazioni, allora, no, niente. Allora, come mai? Vabbè, comunque me lo lascia. 31 operazioni, ok? E porti a casa 6.000, 6 operazioni. Quindi su 31 operazioni, attualmente a luglio, senza toccare i parametri che non potete toccare e io stesso non ce li ho in input, quindi senza cambiare nulla, più 6 operazioni. Adesso, mancano ancora 10 giorni o quello che è. Potrei andare anche a meno 6 operazioni o magari a più di 10, però all'atto pratico in questo momento è a più 6 operazioni. Quindi con 100 euro sono 600 perché Lea deve fare
meno 15 più 16, per esempio, ma non è messa così, deve fare meno soldi più gli stessi soldi. Quindi è chiaro che il target è un po' più grande per la questione dei costi rispetto allo stop loss, però faccio veramente più 1000 meno 1000. Quindi ne faccio così, oppure faccio più 60 euro se mettevo 10 euro sullo stop, più 600 euro se mettevo 100 euro, e poi mi fermo, perché il bello del trading è proprio che una persona che gradisca metterci 10.000 euro di rischio su un trade, a quest'ora sarebbe 60.000, e su certi conti poi per lavorare in percentuale sei obbligato veramente su anche tra virgolette pochi punti metterci certe somme, ok? Ma quello è un altro discorso. Basta, davanti agli occhi di tutti, ragazzi e ragazze, io in questo momento qui più o meno adesso non ho ancora guardato, aspetto a fine del mese, però questo lunedì ne ho fatti 3.000 e qualcosa, quindi può essere che sia anche intorno anch'io ai 5-6 mila, non avendole fatte tutte, perché già solo ieri non ne ho fatte su quel conto lì che c'erano, insomma. Ma va bene, ragazzi e ragazze, se no, cioè, non voglio oltremodo dipendere dal fatto che, porca paletta, c'era un segnale e non l'ho fatto. No, dai, questo mi capitava in più giovane età, ora non voglio che mi capiti più. Detto questo, questa settimana ho anche tradato il delta, domani ve lo passo con il pre-alert, linea gialla, e linea verde o rossa dove dà l'innesco, ok? Ieri ne ho fatto un webinar di parecchi minuti, per non dire ore, dove ci sono varie opportunità, facciamole vedere così completo bene il video, e poi se non ci sono domande stacco. Ci sono varie opportunità di gestione, no, dell'equity stessa, perché c'è l'equity che guadagna in termini assoluti più punti, quasi 1800. C'è l'equity che ne guadagna la metà, ma in proporzione ne salva di più. A memoria, qua con uno stop loss di 10 ne salvo 80 in 3 mesi e mezzo, qui con stop loss di 50 ne salvo 30, e qui forse, non fatemelo fare, ne salvavo 60, non mi ricordo, l'abbiamo fatto ieri, ma comunque. Quindi è vero che qui guadagno 1800 punti, è vero che qui guadagno 800 quello che è punti, ok? Dove c'è un errore che probabilmente abbiamo visto prima, perché questo meno 30 è sbagliato, o è un più 30 o è un meno 10, perché non può essere meno 30, ok? Segniamo meno 10 anziché più 30, ok? Quindi non è un meno 30, quindi arriviamo comunque sempre intorno agli 80 trade salvati. Allora è l'equity più bassa, che però guadagna di più perché ha uno stop loss di 10. Questa qua è l'equity più alta, però guadagna di meno perché lo stop loss è di 30 punti, 10, 15, 20, 25, 30, ok? Chiaramente con uno stop loss di 10, ragazzi e ragazze, bisogna preparare la testa a prendere anche, così l'ho ripetuto anche oggi, 16 stop loss di fila, ok? Ma anche 20 tranquillamente. Quindi delegare questa operatività ad una macchina è la cosa migliore. Però la soddisfazione che voglio togliermi, perché pian pianino voglio togliermi sempre più soddisfazioni, io ho sempre lavorato al contrario, rischio rendimento, no? Guadagno di meno rischiando di più per guadagnare quasi sempre. Invece qui perderò la maggior parte delle volte, però quando guadagnerò 100, cioè 10 volte tanto, ok? Quindi mi affascina questa idea di andare a cambiare un attimino il rapporto rischio-rendimento, no? Quindi detto questo, allora se io questa settimana avessi spento il cervello, andiamo a vedere, e poi se non ci sono domande vi saluto e vi ringrazio. Allora, quindi questa settimana iniziava con il giorno 15. Chiaramente non segno gli orari notturni, quindi questa qua è proprio quella che ho fatto questa settimana, no? Allora, prendiamo di nuovo, scusatemi un attimino, l'Excel, e segniamo anche qui in termini monetari, ok? Quindi siccome qui effettivamente se io gradisco su oro guadagnare 1000 con un trade, io qui posso rischiarne 100. Ok, tanto poi se ne faccio 100, cioè posso rischiare 100 euro su 10 punti, perché se poi se faccio 100 punti guadagno 1000, quindi posso prendere tanti stop loss di fila, però sono molto più piccolo rispetto a uno stop loss di Horus. Quindi qui è andato sopra la soglia del 40 e ti suona il pre-alert, linea gialla, poi ci ritorna sotto e ti dà il segnale. E qui la cosa figa è questa, che ti va contro di 27 per poi averne pagati più di 100, quindi ha preso la zona, ma con stop di 10 perdo 10. Poi è chiaro che ognuno potrà e ognuna fare anche qui il rientro, assolutamente, quindi segno meno 100. Però se mi stoppa qui, non compaiono altri segnali e voglio rientrare qui,
Ovviamente da qui fa più 1000, ok? Un attimino, scusate se è bloccata la piattaforma. Adesso appena sì. Ok. Quindi anche qui, chiaramente adesso mi manca lo studio del rientro, della zona di stabilità, eccetera, però a mo' di didattica ve l'ho appena detto. Poi vado avanti. Qui ho segnato questo perché c'è un errore. Non capisco queste due. Cioè, questa qua sì, la seconda linea rossa. Ma questa qua. Però questa forse. Cos'è questa linea qui? Non ha lo stesso oggetto. Perché questi qua hanno un nome. No, allora era una trend line che avevo segnato io. Boh, ok, allora non c'è l'errore, scusatemi. Quindi, allora, diciamo, ecco, una cosa importante, perché mentre ovviamente sono qui che faccio vedere, attivo il cervello, nel senso che ora, se io ho da qui preso o non preso lo stop, ma da qui è sceso di 100 punti, quindi ha fatto quello che doveva fare anche in termini di range medio, tendenzialmente, rientrare short qui, ormai non me ne gioco più queste, ragazzi e ragazze, ok? Perché? Perché io ho notato che il delta, per come l'abbiamo settato, eccetera, eccetera, riesca a prendere durante i mesi dei massimi e dei minimi, no? Poi, a volte con proprio lo stop di 10 punti va benissimo, altre volte ti servirebbe più grosso, no? Infatti io qui avevo fatto un ingresso leggero qui, un ingresso più pesante qui e poi ho fatto un po' corda, no? Anche quella è una possibilità, però il senso è, da qui ha preso una zona di massimi ed è sceso di 100 punti, quindi queste qua non le faccio più. Okay. Oppure le potrei fare, ma non con un'ambizione di farne 100, ovviamente. Finito, quindi non le faccio, ok? Quindi qui da fare vuol dire devo riportarle da qui in avanti sul foglio Excel. E quindi partendo cauti e tranquilli, il 15 di luglio prendevo uno stop da 100 € e finiva. Arriviamo al 16. Il 16 non ha dato niente. Il 16 si è mantenuto l'indicatore distante dalla soglia 40 più e distante dalla soglia 40 meno. Quindi vedete, non ha mai dato il nostro ipercomprato, ipervenduto, oppure preferisco dire il nostro è a sconto o è caro, quindi flat. Poi questa giornata qui chiaramente non vado, poi oggi gli faccio mettere la fascia oraria anche perché non voglio che mi plotti queste. Cioè tanto non le userei, però proprio di mio mi pulisce di più un po' il grafico, non le voglio, ok? Quindi queste qua non le voglio vedere, tanto quell'ora lì non trado e neanche la macchina mi deve tradare. Quindi andiamo da qui e da qui la prima è alle 9:20, sono le 8:20 italiane. Io, come ho detto prima, lavoro dopo le 9, però è a discrezione tua, quindi la segno e quindi entro qui. Chiaramente, essendo entrato lì, non faccio un'altra perché ne ho già una, e fino a quando non va stop a take, tengo la prima, che va in stop qui su questa candela. E quindi poi rientro qui, io questa l'ho fatta, questa qua. Quindi perdo 100, meno 100. Poi io che cosa ho fatto? Ho fatto questa, mi ha pagato 35 punti, ma non li ho presi perché ero anche più leggero e poi niente, ho detto proprio e voglio cercare sempre di più di diventare bravo in tal senso, di diventare disciplinato. Ho dimenticato la parola, voglio diventare disciplinato ragazzi e ragazze, per cui più 35 no, non li prendo, però non l'ho neanche stoppata perché l'avevo fatta anche più leggera. E quindi l'ho incrementata dopo, poi ho guadagnato, ma va bene, però questa qua io vado a vedere più 35 e poi mi va in stop a 10 e quindi segno meno 100. Poi appena avrò tempo calcolerò le zone di stabilità per lo stop a 0, che magari, come dicevo stamattina, se è vero che questo indicatore durante i mesi tante volte prenderà dei massimi o dei minimi di giornata, dovrebbe essere perché un requisito di un massimo o di un minimo è che da lì parta forte, dovrebbe essere vero che io probabilmente prendendo qui o quando ero qui, che poteva essere un massimo, a più 35 punti non la perda più. Però mi girerebbero di più se ci ragiono perdere, cioè non perdere 100 € e rischiare di farmi buttare fuori da un trade che poi mi avrebbe pagato 1000, per cui non è detto che utilizzerò lo stop a 0, intanto devo farmi i test. Comunque questa qua la segniamo, quindi meno 100, meno 100. Di là avevamo anche un'altra, quindi devo segnarne ancora una, quindi meno 100, meno 100. E siamo a meno 300, se non sto sbagliando. Quindi 1, 2 più quella del giorno prima. Okay. Poi ha dato questo segnale, e questo segnale qui io l'ho preso anche un po' prima per un'altra tecnica, ma faccio live e c'eravate, e poi ha pagato 100. Quindi segno più 1000 e tolgo un po' di scarabocchi. Poi vado avanti, finita la giornata. Qui ha dato un segnale nella giornata di ieri, ma troppo presto. Qui un segnale alle 7:05, ancora un po' presto. Quindi praticamente qui togliamo un po' di zoom,
Adesso scusate se è bloccata la piattaforma ancora un attimo. Un attimino, perché ho caricato un po' troppo storico di Horus. Quindi dicevo, questa non la faccio, questa non la faccio, questa qua sono le 8.55 la posso fare. È chiaro che io nel mio E mi farò mettere quanto range ho già fatto? 82 punti. Quindi il discorso è dovrebbe da qui farne altri 100, quindi dovrei andare a farne 182. Puntini, puntini. Non è per schivare uno stop adesso, tanto non cambia niente, è una dimostrazione, chiamiamola così. Però tu hai già visto 100 punti, pardon, 80. Range medio è 130, a entrare qui non ti aspetti di farne 180, cioè gioca contro la statistica, quindi non entrerei qui, la macchina non dovrà entrare qui, dovrà entrare in un punto dove se capita che è già successa una bella discesa o salita, se ritorniamo in zona da dove è iniziata la salita o la discesa. Quindi in questo caso, come filtro, se mi ritorni sull'open da qui e poi mi va un po' giù, da qui posso anche accettare di prenderlo, però da qui sono già ancora un po' più basso. Ragionateci, ok? Poi non cambia niente segnare adesso un più o meno. Come ha fatto sto scattino il DAX? Vabbè. Quindi facendo, vedete, sono tanti segnali, quindi facendo un po' utilizzo, no, di questa idea con un po' di consapevolezza in più, magari questo non lo faccio, però faccio questo. Quindi questo qua mi va a favore di 20-30 punti e magari forse potrò utilizzare lo stop a 0, ma non lo so, come ho detto poco fa, e quindi vado a perdere meno 10. Quindi perdo meno 10. Poi rientro qui e quindi non faccio anche questo. Questo un po' mi pagava e faccio di nuovo un altro meno 10. Quindi segno meno 100, meno 100. Poi ritornando lassù, si rigenera questa possibilità. Da qui ve lo dico già, questa non la faccio, qui ho fatto meno 10, poi rientro da qui. E questa poi paga fino a più 60, quindi faccio un altro meno 100 e poi ti ritrovi con quest'ultimo trade che ti arriva a pagare fino a più 60, no? Per dire, però anche qui ragazzi e ragazze ormai è più 60 e devo tenere verso i più 100, al massimo a più 60 sì, ci potrebbe stare uno stop a 0, anche solo proprio umanamente parlando. Lui arriva a più 60, tu ti immaginavi e speravi ovviamente una roba del genere per uscire in chiusura, tanti trade ovviamente non portano più 100 perché esci in close, questo qua niente, in close ti ritorna indietro e quindi fai 0 e quindi segni 0, ok? Finito. Poi nella giornata di oggi, prima ha dato l'unico segnale che da qui è andato contro di 13, poi avrebbe pagato fino a 49, va bene, segno meno 100. Quindi questa è uno stralcio, diciamo così, di una settimana che ti può capitare con poche regole, cioè il delta ti plotta i disegnini, no? La gestione ve l'ho fatta con poche regole, qua chiudi a 300, quindi praticamente ne perdi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ne perdi 7, ne fai un'unica, scusatemi se ce la faccio dirlo, un'unica giusta e guadagno 300, ok? E tendenzialmente magari un meno 100 è più facile da mettere anche su conti più piccoli, no? È chiaro che mettere un meno 1000, onestamente, visto che prenderò tanti stop loss di fila, non ce la faccio, ragazzi e ragazze. Quindi magari potrei mettere un 200, ok? Potrebbe essere, ok? Magari partirò con 100 che sono più sereno, ok? Tutto qui, ragazzi e ragazze. Quindi ragionateci. Fate buon uso di queste cose se appunto si possono nella vostra vita anche creare delle esperienze come abbiamo sentito un paio questa mattina, ce ne sono anche altre, ma ripeto, sarebbe brutto elemosinare e o forzare la richiesta di una recensione o chiamatela come volete voi, devono essere spontanee. Poi siccome Stefano insomma, appunto ci eravamo già sentiti, ha scritto parecchio questa mattina, allora un po' vabbè, l'ho forzata, no? Però a parte questo, chi vuole intervenire lo può fare. Cerchiamo di essere propositivi, ragazzi e ragazze, c'è ancora tanto da fare, ma veramente tanto, proprio anche in funzione di quello che vi ho detto che stiamo facendo nel dietro le quinte, stiamo provando almeno 3-4 tipologie di gestione, quindi ormai diamo per scontato che, facciamo l'esempio di Pietro, che lui utilizzi come idea i rendimenti. Ieri ho detto, a chi non è sfuggito a questa cosa,
che gli indicatori di base delle piattaforme fanno un assunto sbagliato perché vanno a lavorare con certi algoritmi i prezzi, ma i prezzi non sono stazionari, quindi l'assunto di base è sbagliato e quindi di conseguenza l'indicatore che viene fuori non è proprio il top. Invece i rendimenti lavorano proprio sui rendimenti, quella famosa formula 100 per logaritmo naturale della clause attuale diviso la clause precedente piuttosto che VN periodi prima, ok? Quindi l'idea Pietro non la sta toccando ormai da 3-4 anni. Benissimo, e sono i rendimenti. L'innesco al trade, e l'ha detto, no? Sostanzialmente, nel senso che quando il rendimento va sotto il meno 25 entra long, e quando va sopra il più 25 entra short. Quindi quello è l'innesco, banale, proprio banalissimo, no? Benissimo. Poi la gestione di stop, take, stop a zero. La sta anche facendo, come vi ho detto qualche settimana fa o giorno fa, anche con le zone di stabilità. Chiaro, ci metterà un attimino, ok? Però la sta facendo così, ma nel frattempo si sta portando appresso il bagaglio che ha imparato proprio con le binarie, no? Quindi di una comunque leggera martingala calcolata, precalcolata, eccetera, eccetera. Benissimo. E poi quindi gli sta venendo fuori l'equity che mi ha passato stamattina, avete sentito quello che ha detto. Te la do perché me l'hai chiesta, perché così la dai all'ingegner Leo, che la guarderà col filtro di Kalman, eccetera, eccetera. Vediamo se nel frattempo con l'altro ingegnere stiamo lavorando su un'altra cosa, come ha detto, senza dire cose precise. L'ho ringraziato perché così manteniamo un po' le sorprese, che non saranno per agosto, ovviamente. E quindi stiamo lavorando sulle equity, ok? Quindi, e sulle equity ci sono 3-4 idee in corso, quindi c'è ancora tanta roba da fare. Poi col programmatore del sito gli ho spiegato le zone di stabilità, gli ho chiesto se riuscirà, e la risposta è sì, però ci vorranno dei tempi, a farmi un software che mi andrà a calcolare. Io gli darò in pasto una qualsiasi idea, i rendimenti, il delta, Horus, i cicli, eccetera, eccetera, mi andrà a calcolare in automatico le zone di stabilità. Questa è la rivoluzione, diciamo, copernicana oppure qualcosa del genere, nel senso che è una rivoluzione, ragazzi e ragazze, perché la smetteremo, parlo plurale perché io già lo sto facendo da tempo e anche voi, di usare gli stop loss sotto i minimi o sopra i massimi, ma seguendo la volatilità delle zone di stabilità. Quindi è veramente interessante. Quindi c'è tanta roba da fare, no? E quindi, ed è per questo, perché se no non sarei Fabri, che non ci terrebbe a sufficienza, io gradirei che la prossima volta che magari interverrà Mauro Mateca, Maximilian, Stefano B, Peru, Massi P, che mi ha scritto prima dalla Svizzera, eccetera, eccetera, o chiunque sia, ok, e vedrete un equity che è così. Fabri, ma come ha fatto a farla? Ma lo sapete già, c'è già tutto registrato. Però quelle persone lì si sono distinte, contraddistinte rispetto ancora a chi magari non ce l'abbia fatta. Perché? Perché credono in quello che fanno, e quindi sono persone che credono in loro stesse. Quindi, Fabri, io non ce la sto facendo, non ho abbastanza autostima, non credo in me stesso, come ti permetti? Mi permetto in termini di amicizia e di persona che ci tiene a fare bene due lavori, il trader e, come mi posso definire, il formatore, non lo so, il divulgatore, non lo so, però definitemi come volete, però io sono qui a tirarti le orecchie ogni giorno perché voglio che tu ce la faccia, perché Peru, per quanto possa essere amico mio, intelligente, simpatico, tutti i requisiti migliori del mondo, non è Einstein, è una persona che ha spento il cervello e ha fatto quello che ha fatto. Stefano B ne è una ulteriore controprova perché giustamente alle 6:30 non si vuole svegliare e ha delegato ad un programmatore che conosce lui di programmargli la tecnica sostanzialmente che ha utilizzato Francesco, che usa anche Peru e tanti altri, no? Quindi se l'ha imparato una macchina come tradare quei rendimenti, non ce la fai tu, essere umano? Dai, ce la fai, però il problema è quando arrivi questa pe parte qui, questo pezzo dell'equity che arrivano sempre e qui comincia a partire la testa, allora pur di schivare faccio questo, più questo, più questo, più questo, passano le ore, i giorni, le settimane, i mesi e fai così e abbandoni. E invece Peru poi si becca la sequenza, eccetera. Quindi, se deciderete, dopo aver visto questo webinar, di partire con i rendimenti, perché magari vi torna utile nella vostra giornata tradare dalle 6:30 alle 8, per questioni di qualsiasi natura, magari, partite, non c'è mai il momento giusto per partire, partite e basta, però partite con size basse,
ok? Così iniziate comunque a incassare, perché se continua a funzionare incasserete, magari però prima passerete da una varianza negativa. Oppure, visto anche un po' il periodo, no? Magari aspetto, mi preparo tutto il modello, aspetto un po' di varianza negativa e poi, boh, dopo che a non farle, ma se l'avessi fatta avrei perso tot, parto, sperando che poi da lì a breve riparta la varianza positiva, ok? Quello che ho detto ieri, lo ribadisco e poi ho finito, basta. Grazie a tutti e a tutte, per me la settimana finisce qui in trading room e col trading. Dopo in realtà ho altre robe da fare, chi ha l'appuntamento lo sa. Occhio che i soldi ti passano davanti e con troppi dubbi non te li prendi, no? Perché la storia di colui o colei che per mancata fiducia in se stesso o in se stessa e si vive una volta sola, aggiunge Fabri, guarda un modello per anni, per anni, per anni, per anni e poi quando finalmente si deciderà a partire sarà magari il momento giusto per non partire. Quindi i rendimenti adesso, come così Fabri R, funzionano così anche in Mateca, funzionano veramente da tantissimi anni, quindi sono stracertificati. Io mi auguro che i rendimenti, Mateca, tutto Horus, eccetera, continuano a funzionare da qui ai prossimi 20 anni, ovvio, questo per me e per tutti, però sono sempre pronto a mettermi in discussione e a intervenire su un modello che magari smetta di funzionare. E la fortuna poi di averne più di uno, non è fortuna, ma insomma, abbiamo opportunità interessanti, perché se smette di funzionare uno, ne abbiamo altri, e difficilmente smetteranno nel caso di funzionare tutti insieme, però nel frattempo passa il tempo. Questa è una frecciatina alle persone che vedono comunque e sentono anche non solo l'esperienza di Fabri, sono lì che ci pensano, nel frattempo passa il tempo, continuano a perdere con l'analisi tecnica e poi è giurato, è un avviso amichevole che vi faccio, che quando partirete prenderete la varianza negativa. Perché? Perché ve la state cercando, questa è la realtà dei fatti. State muovendo dentro di voi delle energie che farete manifestare nel vostro ambiente. Quindi, cazzo Fabio, ho calcolato tutto, ho visto qua, ho visto là, tutto perfetto, da anni che funziona, però temporeggio perché qui, perché là, parto, varianza negativa. Metteteci pure la mano sul fuoco che sarà così. Ci scommetto quello che volete. Invece, chi è un po' più sfrontato, sfrontata, ma non è che vendo la casa e metto tutto sui rendimenti, non esageriamo, però trova una via di mezzo, parto, ci provo. Perché tanto al momento giusto nessuno può sapere quale sia, e in genere chi è un po' più temerario o temeraria prende più varianza positiva che non il contrario. E nella vita funziona così. Va bene, ragazzi e ragazze, grazie dell'attenzione. Massi, Fabri, l'indicatore che plotta gli ingressi sul Delta, lo condividerai? Certo, o stasera o domani mattina. Sì. Assolutamente, certamente, come già detto anche prima, ma te lo ribadisco proprio di piacere, assolutamente. Sì, adesso ripeto, secondo me funziona, poi se ci vedete qualche, grazie a te, se ci vedete qualche riga che non funzioni, me lo fate sapere e io faccio subito mettere a posto al programmatore, però a grandi linee dovrebbe essere a posto, ok? Mi ha solo chiesto 2 o 3 giorni di guardarlo da solo per vedere se ci vedevo degli errori, ma a grandi linee non ce ne vediamo, ok? Grazie mille a tutti voi, interrompo qui la registrazione.